salve a tutti. Beh, allora, io qualcosa l'ho già detta ieri. Non so se, purtroppo sono arrivata in ritardo perché mi sono fermata un po' i gazebi, insomma, e ho tardato. Non so se vi hanno parlato già della cosiddetta flessibilità che sta chiedendo Renzi adesso. A me interesserebbe che fosse chiaro quello che lui sta andando a chiedere. Innanzitutto non è una cortesia, ma è qualcosa che è già inserito nei trattati quando un governo, quando uno Stato è in recessione come il nostro. Allora, noi raggiungiamo sempre il rapporto deficit-PIL al 3%, l'anno prossimo noi dovremmo portarlo al 2,2, così avevamo preventivato per convergere verso il pareggio di bilancio che è stato istituito pure nella Costituzione. Bene, la flessibilità che sta chiedendo Renzi è poter raggiungere anche per l'anno prossimo il 3% rapporto deficit-PIL, per cui niente di così straordinario. Per far questo però lui ora deve venire in Parlamento e presentare anche il piano di rientro. Noi lo abbiamo già guardato, e il piano di rientro in cosa consiste? Nel Job Act, che loro stessi dicono che porterà un aumento del PIL dello 0,1, gli 0, riforma della pubblica amministrazione, che è un'altra delega ancora da approvare, altro 0,1, e riforma della giustizia, che vale anche questo lo 0,1, perché insomma è soltanto per adesso un po' detta, annunciata, ritirata, ferma lì. Dopodiché tutto si poggia su una clausola di salvaguardia che comporterà dal 2016, perché noi stiamo spostando semplicemente le tasse da pagare, le ulteriori tasse da pagare, al 2016, senza fare nulla perché aumenti il PIL, quello che renderebbe sostenibile il debito. Quello che io dico sempre, faccio un esempio molto semplice, è come se una famiglia guadagnasse, un padre di famiglia, 3.000 euro al mese e fa un mutuo di 1.000 euro al mese, ma poi decide di comprare qualche altra cosa, ne vuole fare un altro di mutuo, ma cosa deve fare? Deve impegnarsi seriamente a guadagnare di più. Quello che noi non facciamo è proprio quello, tant'è che questa clausola di salvaguardia lo stesso governo valuta l'impatto restrittivo per oltre un punto percentuale, una cosa paurosa, spaventosa. È per questo che dal momento che loro avranno bisogno della maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno di entrambe le Camere, degli aventi diritto, noi pretenderemo da SEL, dalla Lega, da Forza Italia, che dicano di no dal momento che sono le sentinelle fiscali, che dicano di no dal momento che il Job Act non lo vogliono, perché tutto là si poggia la flessibilità di Renzi. Noi la vogliamo la flessibilità, e oltre questi 50 miliardi di debito che facciamo ogni anno, possiamo farne anche qualcuno in più, tanto rientrerebbe tutto, con reddito di cittadinanza e abbassamento della pressione fiscale significativa, però, in modo che ci sia aria in questo paese e si ricomincia a lavorare, perché è inutile fare norme su norme, ci sono 47 contratti diversi, licenziare l'hanno già fatto, perché la crisi economica dà le mani libere su questo, ma non c'è il lavoro per riassumere, assumono per fare cosa? Per guardarsi in faccia? Questa è la verità. Quindi o si cambia un piano di rientro cosciente, così tra l'altro lo dicono anche i grandi professoroni economisti. Draghi cosa dice? Bisogna abbassare le tasse, beh allora fai la politica monetaria e comprati il debito sovrano italiano e scudalo in modo che le possa fare altro per renderlo però sostenibile. Questo è il trucco, questa è la grande economia, questo sarebbe il cambio di verso, il cambio di rotta, come lo vuole chiamare lui. Di Battista è arrivato. Quindi questa è la proposta che fa sempre il Movimento 5 Stelle, che non è demagogia, noi parliamo con i numeri. L'anno scorso nel consuntivo mancano 100 miliardi di entrate, ma non soltanto quelle preventivate, sono quelle accertate, significa che le persone hanno fatto la dichiarazione dei redditi, sono arrivati gli F24, non hanno avuto i soldi per pagare. A questo devono stare attenti i nostri governanti per andare avanti, a rendere tutto sostenibile. Bile. Grazie. Brava. Vabbè, Di Battista non lo presento. Ah no. Gian Giorgio. Allora, lo
Noi siamo in chiusura con la nostra agorà della commissione bilancio. I miei colleghi, vi ricordate quando all'inizio ci dicevano e prendiamo le domande, lo giuro, il signore lì col baffo, il signore là con la maglietta verde, c'era un altro ragazzo, me li ricordo e vi faremo parlare ancora anche voi e rispondere alla domanda del ragazzo. Tutto io devo fare, mo? Allora, vi ricordate quando ci dicevano che eravamo inesperti? Avete sentito Federico quando vi ha raccontato del DEF, della legge di stabilità, vi ha parlato dei numeri, del PIL, dell'inserimento della prostituzione e della droga nel PIL? E ci dicevano i primi giorni in commissione bilancio, che volete fare? Siete inesperti, non siete tecnici, non studiate. Noi dopo 3 mesi, mentre eravamo lì seduti in commissione bilancio, sono arrivati i funzionari della commissione bilancio e sottovoce ci dicevano: ragazzi, siete diventati meglio di questi che sono qua da 2 legislature. I tecnici funzionari della commissione bilancio alla Camera e al Senato. Che ci vuole, bravo, che ci vuole, c'è Boccia, uno che pensa che gli F-35 spengono gli incendi, che ci vuole, c'ha ragione anche te, no, toglieteci sta soddisfazione. Quando presidiamo noi anche in commissione bilancio le cose funzionano, abbiamo presentato una mozione per fare in modo che l'8 per 1000 serva a ristrutturare le scuole pubbliche, noi abbiamo fatto ciò, loro cosa hanno fatto? Questa cosa è passata a legge di stabilità l'anno scorso, hanno ficcato dentro, Alfano ha fatto ficcare dentro questa cosa, un fondo collegato direttamente al Ministero dell'Interno, che serviva a fare a tesoretto a Alfano, agli amici di Alfano. Allora noi ci siamo incazzati, abbiamo combattuto per fare in modo che questo non succedesse, abbiamo vigilato perché questo non succedesse. L'anno scorso in legge di stabilità ha regalato 1 miliardo di euro, l'hanno regalato in marchette. Noi abbiamo scoperto, siamo arrivati, c'era un emendamento a prima firma al deputato Galati del PDL. L'emendamento serviva a finanziare una fondazione che si chiamava Fondazione Il Sud del Mondo. Noi semplicemente ci siamo chiesti, andiamo a vedere su internet cosa fa questa fondazione. Siamo andati su internet, abbiamo scritto Fondazione Sud del Mondo. Prima ancora di vedere cosa faceva questa fondazione, in home page c'era la foto di Galati, che era il presidente della fondazione. Loro si fanno gli emendamenti per finanziare se stessi, per finanziare le proprie fondazioni. E noi abbiamo spiegato questa cosa all'allora viceministro Fassina, l'abbiamo spiegata al presidente Boccia. Hanno bloccato l'emendamento e quelli del PD sono venuti a dirci: ragazzi, siete stati favolosi, l'operazione Galati è stata perfetta. L'operazione Galati, siamo andati su Google a cercare cosa serviva un emendamento e per loro eravamo diventati i nuovi Sherlock Holmes. Questo è il loro modo di lavorare, se loro l'avessero fatto sempre, noi non avremmo regalato miliardi di euro alle fondazioni dei deputati, alle cooperative rosse e a Comunione e Liberazione, come invece continuano a fare in ogni singola legge di stabilità. E sono soldi nostri, sono soldi di ognuno di noi, sono soldi di ognuno di noi. E non dobbiamo dimenticare che noi i nostri soldi li abbiamo messi in un fondo che serve per finanziare le piccole e medie imprese. A chi ancora dice che non sa dove andare a vederlo, lo ripeto per l'ennesima volta. Sul sito